buongiorno a chi non c'è. Nel mio amore buongiorno per dirle che lei che per prima al mattino a vedere io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per me. Bentrovati dalla redazione in studio Rosario Cauchi. Passiamo alle notizie, apriamo subito con la crisi politica a Palazzo di Città, un sindaco e una giunta da sfiduciare prima possibile. L'appello arriva ancora dall'ex assessore Maurizio Melfa, dimessosi negli scorsi giorni. Penso che i consiglieri debbano sfiduciare tempestivamente questo sindaco, dice, è la città che lo chiede con forza. Per l'ex assessore di fiducia del sindaco Domenico Messinese e del suo vice Simone Siciliano, l'amministrazione comunale sarebbe del tutto isolata. Sono sempre disponibile a qualunque azione propositiva per il bene della città, continua non con le parole ma con i fatti. Intanto giovedì sera il sindaco Domenico Messinese dovrà dare conto e ragione ai consiglieri comunali dopo l'ennesima crisi di giunta con l'addio appunto dell'imprenditore Melfa. La questione verrà inserita all'ordine del giorno che almeno in partenza prevedeva solo la discussione sul nuovo statuto della Gelas Multiservizi. La cronaca, nuovo incendio nella notte intorno alle 4 è andata in fiamme una Fiat Multipla. L'auto era parcheggiata a pochi metri dalla rotonda che congiunge via Falcone con via Recanati. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di polizia e di vigili del fuoco. La macchina appartiene ad un disoccupato di 35 anni. L'attualità, oltre 300 pazienti sono in lista d'attesa per una visita all'AIAS, quasi 200 domiciliari. Una situazione insostenibile che ha indotto il dottor Antonio Rinciani a fondare un comitato per sollecitare la regione e gli assessori Razza e D'Ippolito ad intervenire. Ci sono genitori che attendono da anni visite di logopedia e psicomotricità per i propri figli nelle strutture convenzionate con il territorio dove le liste risultano bloccate, denuncia il medico. Al 31 dicembre scorso risultano in lista d'attesa all'AIAS di Gela 319 pazienti ambulatoriali, 190 domiciliari e 9 soggetti per il seminternato e i tempi vanno dai 2 ai 3 anni. In provincia di Caltanissetta, conclude il medico, ci sono ben 4 strutture che si occupano di erogare lo stesso servizio con procedure più snelle e attese minime. La vicenda rifiuti, l'amministrazione comunale andrà probabilmente in aula consigliare munita di messaggi di pace da lanciare ai consiglieri che non sembrano avere la minima intenzione di approvare un piano economico-finanziario da almeno 10 milioni di euro e tariffe tari aumentate. Credo nel valore dei consiglieri comunali, credo nel loro alto senso di responsabilità, ha detto il vice sindaco Simone Siciliano dopo aver presentato il nuovo PEF. Credo soprattutto nella voglia di cambiamento che passa dall'approvazione del piano economico-finanziario. Siciliano, politicamente inviso a quasi tutta l'assise civica, si gioca tante carte del suo mazzo con il piano economico-finanziario e con le tariffe tari, atti che questa volta la giunta ha scelto di spacchettare. PEF e tariffe verranno valutati separatamente, non che cambi molto.